La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale, un team di professionisti per la tua sicurezza. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Eccoci a Salutaria, benvenuti e bentornati ai telespettatori. Oggi tratteremo un argomento che abbiamo già trattato e che ha riscontrato notevole interesse. Parleremo di procreazione medicalmente assistita, vedendo un pochettino quali sono gli aspetti psicologici, gli aspetti per così dire organici e anche gli aspetti legali legati a questa pratica. Ecco, quindi con noi in studio è un gradito rientro dell'avvocato Luisa Trivella. Buongiorno a tutti. La dottoressa Alice Xotta, buongiorno. Psicologa, sessuologa, e abbiamo in collegamento il dottor Tito Patrelli, che è ginecologo e esperto in procreazione medicalmente assistita. Buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, ambienterei il tema in questa modalità. La richiesta della paternità, della maternità, della genitorialità all'interno di una coppia è un pochettino il sale, ancora è un po' il motore portante di un legame di coppia. Però si è molto evoluto, si è molto trasformato nel tempo. Quindi, partendo proprio da questo, dottoressa Xotta, quindi l'aspetto psicologico della coppia che si forma anche non con la finalità esclusiva di formare una coppia genitoriale, e che cosa succede invece quando questo è il valore principale della coppia e avviene qualche cosa che non fa realizzare il sogno. Oggigiorno, anche se non è più lo scopo primo, quello della creazione di una nuova vita, in realtà la società ci impone ancora questo dogma, cioè è difficile dire e rifiutare la presenza di un figlio almeno a livello ideativo. Quando però la coppia si trova di fronte a una difficoltà concreta, viene a spezzarsi la possibilità di veder sviluppato nel tempo la propria presenza, la propria identità da un punto di vista sia biologico che psichico. E questo può veramente compromettere la coppia, che si trova a mettere in dubbio il senso di questo legame, perché si sta insieme. Per diciamo aggirare il problema sarebbe importante allenarsi proprio a partire dalla coppia, cioè la creazione di una relazione che sia un terzo, un'unione di un io e di un tu che va a fondare il noi, e poi quindi la presenza di un terzo, l'arrivo di questo figlio. Sì. Che deve avere il suo spazio sia a livello corporeo, fisico, ma anche a livello soprattutto mentale. Certo. E quindi qui, tornando al concetto di genitorialità, un tempo questo era un concetto che si dava un po' per scontato all'interno di una coppia. Adesso diciamo i termini sono cambiati, la società moderna ha introdotto dei concetti nuovi che hanno investito anche proprio l'aspetto della genitorialità. Quindi, avvocato Trivella, ecco, oggi la genitorialità non è più quella esclusivamente biologica. Cosa c'è di nuovo? Beh sì,
eravamo abituati al concetto di genitorialità biologica, ma non è il solo tipo di genitorialità che conosciamo. Pensiamo ai genitori d'adozione, pensiamo ai genitori intenzionali, a quei genitori che per ragioni di infertilità o sterilità decidono di intraprendere delle pratiche di procreazione medicalmente assistita, ma aggiungiamo anche la genitorialità di tipo sociale, il genitore sociale. Pensiamo, e forse abbiamo accennato la volta scorsa, nella scorsa trasmissione in cui ci siamo occupati sempre di procreazione medicalmente assistita, al figlio del compagno o della compagna, anche nelle coppie omosessuali. Certo. Quindi è una genitorialità che è sociale perché non c'è una collaborazione genetica, no? Certo. Magari da parte di uno dei due, ma c'è poi una presenza effettiva, fattiva, di collaborazione, di relazione, di affetto, che è a tutti gli effetti genitorialità. Certo. Ecco, poi magari descriveremo meglio i contorni di questa genitorialità. Ecco, il dottor Patrelli, lei si occupa di procreazione medicalmente assistita. Diciamo, la coppia viene da lei con la necessità di accedere ad un aiuto per la realizzazione del sogno, del motivo, dell'unione, quindi della genitorialità. In genere è un tema che viene un pochettino più affidato alla partner femminile, no? Ecco, qual è il setting che si crea quando viene da lei qualcuno con questa richiesta? Esiste una differenza sostanziale tra quelle coppie che per la prima volta scoprono di avere problemi di subfertilità o di infertilità e quindi realizzano quasi un impedimento a quello che sin da bambini hanno ritenuto un fatto normale, naturale e estremamente semplice come procreare, e le coppie che invece hanno già affrontato un lungo percorso e che stanno affrontando un lungo percorso e che hanno affrontato un lungo percorso con la speranza di giungere quindi alla meta, cioè all'ottenimento di una gravidanza evolutiva. Ovviamente il modo di porsi di queste due tipologie, macro tipologie di coppie, è completamente diverso. Le prime ritengono quasi di avere un problema che insormontabile e assolutamente un problema, diciamo, di difficile approccio. Le seconde sono rassegnate all'idea che il percorso così tortuoso magari non conduca ad un esito felice. In entrambi i casi è sempre opportuno proporre, inserire un supporto di tipo psicologico che aiuti la coppia ad affrontare in maniera adeguata i passaggi che sono anche pesanti, di una terapia che è anche pesante. Certo. Per la coppia. Certo. Ultima cosa mi permetto di dire, in Regione Veneto nelle schede regionali relative alla procreazione medicalmente assistita è stato inserito come requisito il supporto psicologico della coppia, e questo è un dato veramente molto importante a cui dobbiamo sempre fare riferimento. I fertilologi, i ginecologi che si occupano di infertilità devono sempre riuscire a cogliere il disagio della coppia e orientarla nella maniera adeguata. Certo. E quindi, dottoressa Xotta, sembra insomma ormai accettato che non si possa scindere l'aspetto della fertilità, dell'infertilità, da una condizione psicologica. Ecco. Vediamo un pochettino i due partner. La donna che vive con un senso di fallimento, diciamo, il fatto che la coppia non sia in grado di procreare. E che cosa succede poi quando magari, non è detto che insomma tutti i tentativi poi di procreazione medicalmente assistita vadano poi a buon fine? Quello che in realtà dispiace sempre è vedere l'arrivo di una coppia quando
diciamo, il momento è già difficile, è già agli ultimi tentativi, quando c'è anche un accanimento terapeutico sulla donna e oggigiorno anche sull'uomo, comunque viene riconosciuta molto anche l'infertilità maschile. Quando invece le coppie potrebbero iniziare un cammino introspettivo e anche di risignificazione del sintomo verso quindi l'infertilità, prima di inoltrarsi alle cure e all'assistenza giustamente anche medica. Queste coppie infatti talvolta sono all'interno di un blocco generativo dove a volte possiamo trovare anche una opposizione inconscia alle generatività, una serie di paure, di dubbi, di storie e rielaborazioni non svolte che impediscono proprio di essere generativi. Quando una coppia si dà l'opportunità insieme, senza l'esclusione di uno dei due partner, di fare questo cammino insieme, permette al futuro nascituro di non essere oppresso, ostacolato anche dalle troppe aspettative verso il bambino stesso, ma di mettersi loro in discussione e quindi anche di rivedere l'arrivo di un figlio non come un diritto, cioè un destino avverso, ma come un dono, il famoso dono di Dio per chi è ancora così, il dono della coppia, il dono di questa relazione. Tutto può essere, l'importante è proprio la messa in discussione di se stessi in primis. Ecco, l'argomento si fa molto interessante. Ci dobbiamo fermare solo per qualche istante. Diamo la linea alla regia. State con noi a Salutaria. A fra poco. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. Eccoci rientrati a Salutaria. Oggi parliamo di procreazione medicalmente assistita con i nostri ospiti. Eravamo rimasti quindi all'aspetto della genitorialità. Avvocato Trivella, ecco, la genitorialità è un concetto che diciamo si declina nella coppia oppure è un aspetto, visto diciamo le tecniche di fecondazione assistita oggi disponibili, può essere un discorso esclusivamente relativo alla donna che poi porta il carico maggiore della genitorialità? Allora, se facciamo riferimento alla legge 40 del 2004 e quindi alla legge sulla procreazione medicalmente assistita, dobbiamo sottolineare come soltanto una coppia possa accedere alle tecniche di PMA. Una coppia di persone maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi non rileva, in età potenzialmente fertile e viventi. Il consenso all'interno della coppia può essere revocato fino alla fecondazione dell'ovulo. Questo è anche un tema, no? Perché poi la coppia può intraprendere il percorso. A un certo punto potrebbe anche dire no, non mi sento più, uno dei due potrebbe anche dire non mi sento più di proseguire. L'abbiamo detto prima, il dottor Patrelli l'ha detto molto bene, si tratta di procedimenti assolutamente importanti e pesanti anche sotto un profilo fisico, non soltanto psicologico. Ecco il diritto a cui facevamo riferimento prima, il diritto di avere anche un sostegno psicologico. Ed è questo anche il motivo, proprio per la gravosità del percorso, che la Corte Costituzionale ha abolito, lo dicevamo l'altra volta, il divieto di congelamento degli embrioni. Perché? Perché diversamente, se non fosse stato così, la donna avrebbe dovuto sottoporsi eventualmente, nel caso di fallimento, a più cicli di stimolazione. Quindi di terapia ormonale anche pesante. Quindi questo a vantaggio della salute della donna, ma anche dei nascituri, perché voi capite che l'impianto di tre embrioni
determina delle possibili conseguenze, certo, anche per gli embrioni stessi, certo, no? Di nascere magari prematuri piuttosto, certo, che. Quindi, ecco, dicevo, il consenso è revocabile. Non solo, nel caso di fecondazione di tipo eterologo, abbiamo visto che anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale andando ad abolire il divieto che era stato originariamente previsto nella formulazione della legge. Ecco, in questo, sì, caso il papà non può disconoscere la propria paternità o impugnarla, sì, e mentre, ecco, la mamma che partorisce in seguito all'accesso a tecniche di PMA non può partorire anonimamente, come invece è garantito alla donna in tutte le altre situazioni. Cioè, insomma, queste sono delle norme anche che il buon senso avrebbe sottoscritto. Certo. Dottor Patrelli, quindi nel percorso di una coppia che ambisce al desiderio di avere prole e che però ha dei problemi, viene da lei e quindi come avviene, ecco, tutto il percorso? Ci illustri un momentino cosa succede? L'accesso solitamente avviene nella maggior parte dei casi con la richiesta di indagini che servano a capire come mai nella coppia si cerca una gravidanza con rapporti liberi da X tempo senza ottenere mai il risultato. Successivamente, quindi, in seguito a questa richiesta si programmano una serie di indagini volte a determinare sia dal punto di vista maschile che femminile la condizione di capacità riproduttiva, definiamola così, e acquisite queste informazioni, formulata una diagnosi, si tenta di porre rimedio al problema, magari con la tecnica più semplice per la coppia. Quando ciò non fosse possibile, si ricorre ad una procreazione medicalmente assistita di primo o di secondo livello, che può riguardare anche il partner maschile, ovviamente, perché se l'infertilità è su base di ipo o azoospermia, dovranno essere posti in essere delle procedure per recuperare il seme maschile. Però la parte del leone in una fecondazione assistita la fa la donna. La donna che si sottopone per cicli di una quindicina, 15-20 giorni di terapia ormonale, però è fondamentale inquadrare il problema in ogni caso come un problema di coppia, perché è l'unico modo che abbiamo per evitare che tutte le conseguenze negative ricadano esclusivamente sulla donna. Ecco, bisogna creare un'alleanza tra il ginecologo, lo psicologo del centro che segue la coppia e la coppia stessa, che deve internalizzare il problema come un problema di coppia, certo, quella terza entità che diceva poco fa la dottoressa Xotta. Ecco, possiamo tornare proprio alla dottoressa Xotta, che vedendo assieme quali possono essere le cause psicologiche di infertilità. Come dicevo prima, ci potrebbero essere una storia difficilmente rielaborata, un qualcosa che nella routine di tutti i giorni si fa fatica a individuare, o meglio, a volte anche delle vere e proprie problematiche relazionali, dalle disfunzioni sessuali alla relazione stessa della coppia. Infatti ringrazio il dottore che mette in luce come sia importante considerare l'infertilità non un sintomo di una persona, ma è un qualcosa di relazionale. L'infertilità è sempre relazionale, certo, e questo ce lo può anche dimostrare quando, laddove non è una problematica organica, una, sì, coppia nel dividersi e nell'andare a costruire nuove relazioni può procreare senza nessun problema e senza nessun tipo di aiuto. E l'esigenza quindi di mettere in luce, non solo ricordando alla coppia che ha il diritto di essere seguita,
ma a tutti i medici di affiancarsi in un lavoro di equipe affinché venga prima di tutto assicurato alla tutela del bambino ancora solo a livello ideativo, certo, oggi, certo, che ci sia uno spazio che lo accoglierà di tipo sano. Infatti le coppie di sottoposte a procreazione assistita hanno, ahimè, una probabilità più alta di subire un deflesso della relazione entro i primi 9 mesi della nascita del bambino. Certo. E quindi, avvocato Trivella, il diritto o insomma la lecita aspirazione alla genitorialità chiaramente deve passare anche attraverso il rispetto poi della persona in potenza che verrà poi ad essere. Ecco, nei confronti del nascituro, quali sono, diciamo, i doveri della coppia genitoriale che ha ricorso alla fecondazione medicalmente assistita? Un bambino che nasce da due genitori che hanno avuto accesso alla procreazione medicalmente assistita è un figlio a tutti gli effetti. Quindi, come dicevamo prima, tra l'altro anche nel caso, no, di fecondazione di tipo eterologo non c'è la possibilità di disconoscere la paternità, per esempio. È un bambino che avrà tutti i diritti che hanno gli altri bambini. E quindi si cancella un pochettino quell'aspetto biologico che... Ma assolutamente. Ecco, che assolutamente. Viene superato... Fortunatamente, perché insomma, certo, la fecondazione medicalmente assistita è un aiuto importante, ecco, su questo tema. Ma anche perché poi, come dire, il rapporto genitore-figlio si crea e si fonda sulla relazione. No, la dottoressa Xotta meglio di me potrà su questo, certo, argomentare. Quindi è chiaro che poi il bambino avrà diritto ad essere mantenuto, ad essere cresciuto, ad essere rispettato nelle sue inclinazioni, certo, al pari di tutti gli, certo, altri. Certo, certo. Bene, ecco, l'argomento ovviamente merita di essere ulteriormente approfondito. Dobbiamo, per ragioni di tempo, fermarci qui e quindi ringrazio i nostri ospiti intervenuti, l'avvocato Luisa Trivella, grazie, la dottoressa Alice Xotta, grazie, e il dottor Tito Patrelli. Grazie. Grazie a voi. E con questo è tutto, saluto i telespettatori di Salutaria, li invito come al solito a seguirci con i nostri dibattiti, con i nostri ospiti per parlare di salute e benessere. Arrivederci. La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale. Un team di professionisti per la tua sicurezza.